Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo video sempre dalle farm, da Cannamalla. In realtà è un video un po' particolare perché mi sono resa conto di avere alcuni video che sono slegati tra loro, ma sono troppo corti per essere messi su YouTube da soli, quindi sarà un piccolo collage di video appunto da Cannamalla. Quindi vi sto facendo questa introduzione, in più ci saranno dei pezzetti qua e là nel video, in cui appunto vi spiego cosa andrete a vedere. Per esempio, appunto, il primo video che andate a vedere subito dopo di questo pezzo è una piccola esibizione con il didgeridoo che è stata fatta il giorno dell'Australia Day, il 26 gennaio, il giorno appunto in cui ho partecipato ad una specie di grigliata mattutina in piscina. La prossima clip invece è legata al mio primo avvistamento di un canguro in libertà, di un canguro selvatico, non allo zoo. E, diciamo, è stata fatta purtroppo con il cellulare perché non ero pronta con la macchina fotografica per registrarla, e quindi è un po' tremolante, non è il massimo, però spero che vi piaccia lo stesso. Il prossimo filmato invece, come vi dicevo, essendo stata in farm durante il periodo più caldo dell'anno, è quello che io facevo quando ero da sola, nessuno mi vedeva per rinfrescarmi, quindi è molto breve, ma è carino e simpatico. So che mi sono sempre lamentata del caldo, ma non faceva sempre caldo, perlomeno capitava anche che ci fosse la pioggia e ho registrato due clip di due temporali o acquazzoni che appunto in cui mi sono ritrovata. Uno sono appunto ho registrato appunto queste due clip per farvi vedere anche co come piove nel bel mezzo dell'outback. Dall'Outback in realtà l'avete già visto in un altro video. In ogni caso c'è una piccola clip che avevo registrato di prova e con un timelapse dal terrazzo dell'ostello appunto durante il tramonto. Non è il massimo, stavo ancora imparando ad usare la GoPro. In ogni caso ve la lascio, tanto sono 6-7 secondi massimo, quindi potete guardarvelo. In ogni caso ha dei bei colori. Oggi fuori fa un caldo assurdo, quindi io sono qui dentro all'hall, al centro sociale del paese appunto, e come vedete qui dietro c'è la lucidatrice, sto praticamente lucidando tutto il parquet. Adesso sono un attimino in pausa anche perché, se notate, è particolarmente moderna e molto leggera, quindi mi tocca fare delle pause anche perché altrimenti non sentirei più né la schiena né le braccia. E
Però non sono da sola qui, perché nell'altra stanza, nella stanza in parte, c'è una festa di aborigeni, quindi vorrei fare delle riprese per voi, per farvi vedere un po' di vera Australia, un po' di australiani veri, quindi cosa fanno, come si comportano gli aborigeni. Ci sono dei ragazzi che sono praticamente tutti pieni di, tutti colorati, con il corpo tutto colorato, mi piacerebbe farveli vedere. Quindi ci vediamo più tardi. Ecco, questi sono i tre ragazzi di cui vi parlavo un attimo fa. Come vedete, hanno tutto il corpo con delle strisce bianche e anche qualche altra striscia colorata. Non so, vediamo se mentre finisco di lucidare fanno qualcosa in modo tale che io mi faccio un'altra pausa e vi faccio comunque vedere qualcosa di diverso. E come vedete, voglio anche farvi notare i gonnellini, sono giallo, rosso e nero, che sono i tre colori che sono presenti anche nella bandiera aborigena. Magari ve la metto in sovraimpressione in modo da farvela vedere. Per finire, le prossime clip saranno prese, una è relativa alla piscina, che comunque è molto bella, molto ben gestita. E mentre l'altra è relativa al parco che era vicino all'ostello. Appunto, non c'era solo la parte per i bambini, ma anche, diciamo, qualcosa di storico. Non vi faccio spoiler, vi lascio guardare le due clip e ci vediamo per la fine del video. Per concludere questo video, io vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social e vi invito appunto a seguirmi, soprattutto perché io sono già tornata in Italia, quindi potete sapere che cosa sto combinando in tempo reale, e appunto soprattutto su Instagram perché pubblico un po' di foto della mia vita italiana e poi ci sono Facebook e Twitter per rimanere aggiornati sulle novità del canale. Vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto, potete lasciare un like e potete condividerlo con i vostri amici. E se volete, potete lasciarmi qualche commento in modo tale che mi fate sapere cosa ne pensate del mio lavoro su YouTube. E se avete magari qualche curiosità da chiedermi, potete appunto lasciarla in un commento, sarò ben felice di rispondervi. E non mi resta che lasciarvi con i vari pezzi delle clip di chiusura del video con la mia ormai
penso tipica, con il mio tipico saluto che è Have a nice life. Have a nice life. Have a nice life. Oh, have a nice life.